siamo con la direttrice artistica di Tone of the Stones alla 10ª edizione. Qual è il bilancio di queste serate? Molto positivo, grandissimo pubblico a tutti gli eventi, numeroso ma anche appassionato, caloroso. Quindi è stato un grandissimo piacere. Siamo questa sera all'ultimo appuntamento, abbiamo il tutto esaurito. Mi dispiace sempre tantissimo lasciare fuori delle persone, ma purtroppo insomma ci sono anche delle regole da rispettare, quindi il tempo è fantastico e quindi siamo pronti. Perfetto. Prospettive per la prossima edizione? Ma allora, a noi interessa consolidare gli appuntamenti, poter comunque mantenere questa qualità. Abbiamo nel sogno chiaramente l'idea di arricchire la programmazione di appuntamenti per poter anche assecondare le richieste di pubblico. Quindi ci piacerebbe, quest'anno abbiamo fatto 4 appuntamenti, ci piacerebbe arrivare a 5 l'anno prossimo, quindi questi sono insomma a piccoli passi andare sempre avanti. Siamo Café Loulé, una compagnia di danza contemporanea e verticale, e oggi abbiamo il privilegio di danzare all'interno di questo spazio meraviglioso, una cava, e a molti metri di altezza, e per noi è un'emozione fortissima perché guardiamo e osserviamo il panorama che ci circonda, e danzeremo con un'orchestra dal vivo ancora più emozionante, e siamo felicissimi di far parte di questo evento.